Livorno è una situazione particolarmente svantaggiata, è fuori dalle linee dell'alta velocità ferroviaria, l'autostrada si ferma a Rosignano, l'unica grande infrastruttura è l'aeroporto di Pisa, l'impegno per migliorare il sistema delle comunicazioni e dei trasporti. Bene, allora su questo punto la questione fondamentale è quella del corridoio tirrenico e del completamento o non completamento del corridoio tirrenico. Io da cecinese sono sensibile da questo punto di vista perché ho il casello a Vara molto vicino a casa mia, quando vengo a Livorno sono passo anche di lì, al di là dell'esenzione o meno. Ma la questione è questa, io credo che innanzitutto si sarebbe dovuti partire dal completamento del corridoio su quei tratti in cui non c'era neanche la superstrada. Cioè andare a inserire un pedaggio che ha vessato i cittadini con 60 centesimi all'andata e 60 centesimi al ritorno e i cittadini sono esentati, io non ho fatto l'esenzione perché lo pago lo stesso, insomma. Chi non risiede lì e magari il pendolare ha il balzello quotidiano. Non capisco perché non si sia partiti invece dal completamento del tratto Grosseto Civitavecchia e al limite, se proprio si vuole parlare di Roma Nuova, possiamo recuperare il vecchio dibattito sulla questione, diciamo, da Quercianella ad Antignano, al limite. Però andare a trasformare la superstrada in autostrada in quel tratto, secondo me è stato proprio un errore. Quindi sia il completamento, però partiamo dalla priorità e non facciamo favori a qualcuno vessando i cittadini. Questa mi sembra una priorità. Per il resto... Sì, d'accordo con la collega, però sul balzello Rosignano, insomma, siamo d'accordo. Noi siamo per la messa in sicurezza dell'Aurelia, il miglioramento dell'Aurelia che evidentemente avrebbe una ricaduta occupazionale non indifferente. Noi siamo, come ho detto all'inizio, per gli investimenti pubblici, per le infrastrutture, piccole grandi opere quotidiane, oltre chiaramente a quella strategica della DARS in Europa. Quindi messa in sicurezza, miglioramento e lavori pubblici, Macron che non è un vetero comunista in Francia ha nazionalizzato i cantieri, quindi perché non farlo anche noi, perché non farlo anche noi a casa nostra, migliorando quella che è l'Aurelia, nella consapevolezza che, sono d'accordo con Lorenzo, il balzello di Rosignano Cecina è veramente indecoroso. Questione di mobilità stradale, ormai è chiaro, l'ha detto Di Pio con molta nettezza, noi siamo d'accordo, non si farà l'autostrada, c'è invece un impegno a riqualificare l'Aurelia in modo tale da rendere, come dire, più contenti gli automobilisti e camionisti e più contenti anche quelli che vivono in quei comuni. L'autostrada, due cose, non voglio fare polemica con lei del centrodestra, mi pare di ricordare che quando fu messo il casello con il relativo balzello al governo c'era il centrodestra, però insomma guardiamo avanti, noi siamo favorevole a ridiscutere i termini contrattuali, quel casello e quel balzello erano legati alla costruzione di un'autostrada che non si costruirà più, quindi ora è opportuno ridiscuterne serenamente e farlo tutti insieme. Sulla ferrovia è ovvio che c'è stata una penalizzazione non da ora ma in questi ultimi anni della dorsale tirrenica della ferrovia, lì gli investimenti fatti in termini ferroviari da questo governo sono stati giganteschi. Certo, ho visto ieri Berlusconi che è tornato a firmare il contratto, ricordo che delle grandi opere promesse da Berlusconi ne venne realizzato il 6% se non sbaglio, noi abbiamo realizzato circa il 70% delle opere infrastrutturali programmate all'inizio della legislatura, va proseguita qui da questo punto di vista il lavoro delle riforme, va fatto di più sul piano tirrenico. L'alta velocità può essere ancora un motivo di scontro ideologico, sento ancora alcuni colleghi dire siamo contro l'alta velocità, io ce ne scampo. Questo governo abbia abbassato le tasse se ne è accorto l'onorevole Romano, forse pochi altri, noi francamente non ce ne siamo accorti, così come ricordo che il balzello di cui parla l'onorevole Romano, lo attribuisce al centrodestra, non era un balzello, ma era un introito finalizzato a una progettualità più ampia, cioè quella della realizzazione dell'autostrada. Da Stoccolma forse anche un po' più su, fino a Reggio Calabria, l'unico tratto dove manca l'autostrada è tra Livorno, cioè tra Rosignano e Civitavecchia. Ora è stato fatto un altro tratto, quindi un pochino c'è. Quindi io penso che anche alla luce di quelli che sono gli ultimi episodi e quelli che sono le problematiche, specialmente da Grosseto fino a Tarquinia, qualcosa deve essere fatto. Decidiamo come, decidiamo dove, decidiamo qualcosa, ma questo tratto deve essere assolutamente... Allora lascio scontrare voi due su questo tema, io dico solamente che l'adeguamento strutturale è necessario, noi da sempre siamo stati contrari alla questione dell'autostrada, della tassa del casello ovviamente, l'abbiamo subito rigettata,
per cui vorrei focalizzare l'attenzione anche su un progetto che dovrebbe partire e valorizzerebbe tantissimo la città di Livorno, che è il famoso Lotto Zero. Lo riassumo, il Lotto Zero è quel tratto costiero legato al Miglio Magico, a Romito. Noi abbiamo una strada meravigliosa, unica nel suo genere, che potrebbe diventare una strada parco. Mai nessuno ha investito per creare in quel lato costiero una meraviglia della natura come avviene in altri posti. Il Lotto Zero secondo me è fondamentale in ambito della Aurelia per rilanciare anche il turismo livornese, per cui lavoriamo oltre all'adeguamento della Tirrenica, che ci piace così com'è, due corsie ma è pericolosa attualmente, lavoriamo anche a un futuro diverso. Costruiamo una strada parco, Lotto Zero, ma soprattutto puntiamo alle grandi comunicazioni. Allora, pensiamo che l'attuale condizione della Tirrenica, anche alla luce del tragico incidente della morte del ministro Matteoli, dimostri che non può andare avanti così, che deve essere fatto un intervento. Purtroppo le amministrazioni locali nel tempo si sono opposte. Una soluzione nel tratto più difficile, quello da Grosseto a Tarquinia, dove ricordiamo un pezzo di autostrada è stato fatto, potrebbe essere una soluzione simile a quella dell'autostrada del Mediterraneo, la Salerno-Reggio Calabria, quindi trasformarla con le regole di sicurezza dell'autostrada e non farla pagare nel tratto da Rosignano fino a Tarquinia. Io penso che una cosa importantissima per Livorno sia il trasporto marittimo, quindi anche il trasporto per mare, perché da tante parti si viene a prendere la nave a Livorno, e poi il rilancio, il potenziamento dell'aeroporto di Pisa. Siamo contrarissimi al potenziamento di Peretola, riteniamo che l'aeroporto di Pisa sia l'aeroporto dell'Italia centrale, da Genova fino a Roma. Innanzitutto che le grandi opere, soprattutto quando impattano in maniera violenta sul nostro ambiente, devono essere fatte solo ed esclusivamente quando sono necessarie. Non crediamo che sia questo il caso, crediamo che debba essere messa in sicurezza quel tratto, ma non necessariamente con un'autostrada che avrebbe appunto degli impatti ambientalistici veramente imponenti. Crediamo poi, per quanto riguarda il pagamento dei pedaggi autostradali, in questo caso il balzello che è stato detto dai miei colleghi più volte, ma anche in generale il balzello che tutti gli anni si alza per i pedaggi autostradali, sia veramente uno degli indici di come i beni comuni, in questo caso le strade che sono beni demaniali, siano invece utilizzate dalle amministrazioni e dallo Stato per fare cassa. Vorrei ricordare che il Sole 24 Ore ha scritto proprio un mese fa che le nostre autostrade sono state già ampiamente ripagate, credo 3 o 4 volte già, tramite i nostri pedaggi autostradali.